Beppe Zauli, presidente dello Yacht Club Sanremo, deus ex machina di questa manifestazione. Beppe, sei soddisfatto? Sì, molto, molto per il numero delle imbarcazioni, molto per la partecipazione di tutti gli aiuti che i vari circoli qua della zona hanno portato a questa organizzazione anche un po' complicata con tutti i ragazzi che ci sono in mare. Qualche numero di questa Ma abbiamo manifestazione? circa 200 imbarcazioni, 45 mezzi in acqua, più di 110 persone coinvolte nell'organizzazione. Abbiamo quattro circoli che collaborano in questa regata, dunque sono numeri anche importanti, ma tengo a sottolineare che l'importanza è vedere questi ragazzi così numerosi e così appassionati sempre al nostro sport. Supporto anche del Marina degli Aregai che mi sembra insomma sia fondamentale. Ma sì, perché c'è una logistica qua fantastica, c'è una condizioni meteo veramente buone e oggi è difficile trovare delle situazioni di questo genere. Beppe, visto che si parla di vela giovanile, qual è il punto, insomma, qual è la situazione dello Yacht Club Sanremo nello specifico che tu presiedi? Noi siamo un po' di anni che investiamo tanto nei giovani e in questi anni cominciamo ad avere dei risultati notevoli sui numeri, anche su qualche risultato, ma noi puntiamo molto più sul numero per cercare di creare una base molto più allargata per poter poi un giorno anche avere qualche campioncino, ma non è solo quello il nostro interesse. Hai delle risposte positive da Sanremo? Molto, il comune ci appoggia, la nostra società, tutti i soci credono in quello che stiamo facendo, dunque è tutto positivo in questo momento. Senti, ci stai, ultima domanda, ci stai per lasciare, adesso stai per correre verso Mahon, se non sbaglio, vero? Sì, sono andato giù a fare una regata di Barca d'Epoca, sono appassionato di questo mondo, dunque è una regata molto importante, vado giù a farla. Perfetto, buon proseguimento, grazie. Grazie.